Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi accompagnerò in una bellissima gita che parte da Noasca, dove si trova questa splendida cascata, fino a Ceresole Reale e alla diga del Serrù. Chiaramente, come in tutti i miei video, non potrà mai mancare il geocaching. Una volta arrivati al lago di Ceresole Reale, si rimane subito stupiti da quanto sia basso il livello dell'acqua. Come potete vedere, zone che fino a qualche anno fa erano completamente sommerse, ora sono alla luce del sole e le persone vi camminano sopra. Al lago comunque rimangono parecchie attività da fare, si può sostare in camper oppure eventualmente fare arrampicata, sia legandosi, quindi vie ferrate, oppure anche questa qua, come ho fatto io, quindi in libera o come si dice, non so, non sono un esperto. Terminata indenne la scalata, prendiamo la macchina per salire sino al lago del Serrù. Quello che avete appena visto è il punto più alto raggiungibile nei fine settimana di domenica in macchina. Durante la settimana invece è possibile salire fino al colle del Nivolé. Ed anche qui purtroppo, come abbiamo visto prima al lago di Ceresole, possiamo constatare che il livello dell'acqua è pericolosamente basso. Ed eccoci qua, purtroppo la giornata di camminata, di escursione, di geocaching finisce qui. Siamo a Pont Canavese, guardate lo spettacolo, che bella vista c'è da qua, dalla croce sopra la chiesa. Laggiù c'è Torino, ovviamente pieno di immancabile smog, e tutto. Laggiù ci sono anche qualcuno con le vele, parapendii. Alla prossima, ciao!